Forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Scelta tattica precisa da parte del mister, sarà 4-3-3. È il modulo di base del calcio totale. Il suo sviluppo di gioco è in grado di fornire un buon equilibrio di squadra, ma allo stesso tempo anche un'elevata possibilità di soluzioni offensive. È una scelta interessante da parte del tecnico perché serve un costante movimento da parte di tutti. E si comincia. Tenta di scavalcare la mediana. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Galabino la gioca a sinistra. Prosegue nella sua corsa. Crosvers colpisce il pallone. Non è riuscito a trovare il gol. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La spinge in avanti. Galabino è in una posizione in cui può far male alla difesa. Tentativo di allungare il gioco. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Gioca una palla lunga. Terzi. Scodella in avanti. La mette in avanti. Conclusione. E fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Provano a ripartire da dietro. Bartolomei. La gioca sulla destra. Palla al centro. Splendida reazione del portiere. Lungo passaggio in avanti. Riceve il passo. Ci prova. Un grande riflesso qui. Ci prova di nuovo, si iscrive al tabellino dei marcatori. Si ricomincia dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello.
qui può partire il contropiede. Palla intercettata. C'è il lancio lungo. Galabino va a raccogliere il passaggio. Sbroglia la situazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Scatta verso il pallone. Di Gaudio ha spazio per affondare. Cerca il numero. Prova la conclusione. E hanno sprecato questa opportunità di contrattaccare e ci hanno messo troppo. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Prova il cross. E il portiere fa suo questo pallone in mezzo. Gaudio. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Pallone lungo in verticale. Barnier. Palla giocata in verticale. Davide Moscardelli. In fuori gioco. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Respinta della difesa. Vido. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 dopo i primi 45 minuti. E iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Di Gaudio, oggi è andato a segno. Palla al centro. Occhio al tiro. Questa adesso è la sua. C'è dubbio, possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Mora. C'è la palla lunga in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Vuole la profondità. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Barnier lancia il pallone in avanti. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Bartolomei. Siamo arrivati al 60esimo. Lo Spezia potrebbe anche tirare remo in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Bella apertura. Ha la possibilità di andare verso la porta. Vediamo se crossa.
c'è il cross. Sicuro qui il portiere che riesce a controllare. Decide di cambiare fascia. Ecco che provano dall'altra parte. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Accelera sulla destra. Hanno ottenuto un fallo laterale. Nuova energia dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Masucci può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. È in posizione per il cross. Riceve in ottima posizione. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. L'estremo difensore la calcia lunga. Di Gaudio cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Federico Ricci. La palla entra intornata. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Pisa deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sbattono ancora contro la difesa. Riceve la palla. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Si fa trovare. Ecco il tiro! E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Decidono di giocarla all'indietro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Barnier. La gioca in profondità. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è il lungo pallone in avanti. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Galabino vuole la palla. Soddimo. Barnier. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Il portiere la spedisce su. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Una vittoria convincente, una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questo è il classico esempio di partita vinta perché una squadra ha sfruttato meglio dell'altra le fasce laterali. Le continue sovrapposizioni e i tanti cross hanno permesso di...